Mara Venier porta in studio a Domenica in l'idolo della cantante Big Mama. La reazione al videomessaggio di un volto amatissimo. Mara Venier ha ospitato la vera rivelazione dell'ultimo festival di Sanremo, la cantante Big Mama. Una giovane promessa che ha fatto della musica non solo un mezzo per esprimersi e per raccontare chi è e dove vuole arrivare. Il suo è un messaggio di amore e accettazione, e la volontà di oltrepassare ogni tipo di barriera. Dopo la popolare kermesse dove ha esordito con La rabbia non ti basta, è arrivata a New York ed è in procinto di pubblicare il suo primo libro dopo l'album di inediti che sta presentando in queste settimane. La sua simpatia è innata e l'ha aiutata a superare dei momenti davvero difficili, anni di bullismo e il cancro, che però ha affrontato spronata dalla sua famiglia e da un approccio improntato sulla resilienza. Ha affermato che la sua fidanzata è un'ancora importante e ha anche svelato di vedere una psicologa, che l'ha molto aiutata prima del festival. Insieme alla padrona di casa hanno percorso questa sorta di viaggio giungendo ad un altro punto molto importante nella vita della giovane avellinese, il suo amore per la cucina. Mara Venier fa un grande regalo a Big Mama, il messaggio del suo grande amore in diretta. Big Mama ha affermato che i suoi genitori hanno sempre voluto che avesse più piani oltre quello della musica, e in effetti ci sono tanti altri interessi e competenze che le permettono di variare parecchio. Oltre alla carriera universitaria, portata brillantemente quasi a termine in urbanistica, siccome le manca solo un esame, c'è la cucina. La giovane dichiara che le piace molto cucinare e che il suo piatto forte è la pasta, patate e provola. Successivamente, sempre imboccata dalla Venier, ha ammesso che il suo grande idolo è Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e volto televisivo tra i più amati e apprezzati in ambito culinario. Non credendo ai suoi occhi, ha visto proiettato nel LED di fronte un messaggio video del cuoco campano, che l'ha salutata ammettendo di essere un amante della sua musica e del suo percorso di vita. Talmente tanto stupita e meravigliata, la giovane ha dovuto rivedere il video una seconda volta, siccome per l'emozione, in un primo momento non ha ascoltato le parole. Successivamente, ancora frastornata, ha ammesso di volerlo incontrare e di voler mangiare al suo ristorante stellato. La sua fidanzata non è gelosa siccome Big Mama ha ammesso che lui è l'unico per cui farebbe un'eccezione? Anche lei lo ama esattamente come me, ha dichiarato ai microfoni di zia Mara Venier.